Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Vogliamo leggervi tutto perché è breve, ma è molto molto interessante e fatto bene. Un editoriale di Riccardo Cascioli dalla Nuova Bussola Quotidiana. Importante perché parla del linguaggio di Papa Francesco, un linguaggio contraddittorio ma calcolato. Cosa vuol dire? Andiamo subito a leggere. Allora, la conferenza stampa di ritorno da Panama ha confermato la tendenza del Papa a usare un linguaggio con affermazioni che però si contraddicono tra loro, così che alla fine chi lo ascolta coglie ciò che più gli fa comodo. E qui dobbiamo stare molto attenti anche noi, Ma a un esame più attento la direzione in cui intendi andare appare chiara. Noi abbiamo fatto, sempre sulle parole e affermazioni del Papa a Panama, ci ha dato lo spunto per parlare della questione del battesimo e del limbo. Che nesso c'è nella dottrina cattolica? È il peccato originale, ragazzi. Abbiamo fatto un video, andatevelo a vedere. Ora, la conferenza stampa in aereo di Papa Francesco a ritorno da Panama ha quindi, come sempre, offerto spunti interessanti. Bisogna comunque leggerlo, ma attenzione, tenendo sempre presente che non di magistero si tratta, ma di opinioni personali e che come tali sono opinabili, ne possiamo discutere con educazione, con correttezza, con carità e soprattutto con il catechismo della Chiesa Cattolica. E quindi in questo caso anche la dottrina sociale della Chiesa. Pur tuttavia, solo per il fatto che quei giudizi li dia il Papa sono destinati a orientare l'opinione pubblica cattolica e a creare la percezione di cosa sia la Chiesa tra coloro che cattolici però non sono. Quindi crearsi poi immagini tra l'altro anche diverse. Inoltre vale la pena parlarne anche perché da una parte forniscono un'indicazione di metodo riguardo al modo di ragionare del Papa e dall'altro offrono indicazioni sulle scelte pastorali che sta compiendo o intende compiere. Noi qui vi consigliamo, ma forse ve lo metteremo sotto come link, ma molti non li guardano poi questi link, scusate, sotto al video noi vi offriamo anche delle letture, perché i video devono essere condensati, non possono essere ore e ore di parlato, vi dobbiamo offrire degli spunti che poi dovrete essere voi ad elaborare. Nel sito di Cooperatore Veritatis noi abbiamo creato una pagina nominata dossier. Se entrate lì ne troverete diversi, tra i quali i gesuiti. Cliccate là dentro, andatevi a scaricare quel materiale perché è tutto provato, è tutto con le fonti, è tutto con i link. Però vi descrive che esiste all'opera da 50-60 anni a questa parte un nuovo gesuitismo modernista di cui purtroppo Bergoglio è un discepolo. E il linguaggio, il modo di fare ci riporta alla questione della Chiesa di Karl Ranner, eccetera. La questione è lunga, però ci sono le radici del problema, ci sono e a quelle bisogna tornare. Dunque, qui dice Riccardo Cascioli: il fattore principale che salta agli occhi è il modo contraddittorio di esprimersi. L'affermare un giudizio, ma anche il suo opposto, tale che dai suoi discorsi ognuno trae ciò che gli interessa. Esempio evidente la risposta data ieri riguardo al celibato sacerdotale. Bergoglio è stato molto intelligente perché da un punto di vista lui ha esordito nella risposta facendo un intervento impeccabile.
ha citato Paolo VI nella famosa sua espressione: piuttosto do la vita che togliere la legge sul celibato ecclesiastico. E ha ripetuto Papa Francesco: io penso così, io non darò, non toglierò questa legge. E addirittura anche a chi proponeva la questione, il metodo usato dagli ortodossi, quello di sposarsi prima di diventare chierici, no, ha detto il Papa, no, no, io non l'adotterò mai. Quindi tutto bene. No. No. Allora, nella prima parte ha difeso appunto a spada tratta il dono del celibato, citando appunto Paolo VI: sono pronto a dare la mia vita, ma non a togliere la legge ecclesiastica, no, sul celibato. Quindi, sottolineando la sua perenne validità, che egli non intende neanche lontanamente mettere in discussione. C'è il video, è chiarissimo, ha detto no, 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 no. Però, eccolo qui, ecco l'eccezione. Sentite cosa dice: soltanto rimarrebbe qualche possibilità nei posti lontanissimi, penso alle isole del Pacifico, ma è qualcosa da pensare quando c'è necessità pastorale. Vale a dire, questa era la parola di Papa Francesco sull'aereo, eh? Quindi dice Riccardo Cascioli, vale a dire, se mancano i preti e l'Eucaristia può essere distribuita raramente, allora, puntini puntini, si può fare. Allora si capisce perché qualche testata giornalistica titola sul celibato che non si tocca e qualche altra sulle aperture ai preti sposati. Dal suo discorso ognuno può prendere la parte che più gli fa comodo. Noi stessi avevamo segnalato la questione, eccola qui, dando una risposta altrove, ecco, che in poche parole è come se lui avesse detto questo. Aspettate, ecco, lui un po' si diverte a fare la parte del compagnone, lui recita una parte. Guardate che dire questo del Papa non è che lo stiamo dicendo una cattiveria. Sono i fatti. Lui recita la parte del compagnone amicone di tutti. Lui non vuole contrariare nessuno, tranne i cattolici che la pensano tradizionalmente, va bene? Ed è rigido quindi anche sul celibato sacerdotale. Però su questo gioca la sua ambiguità. È come se avesse detto: io non toglierò mai la legge sul celibato sacerdotale, ma se i vescovi vorranno farlo qualche volta, chi sono io per giudicare? È già successo. Allora, effettivamente poi il Papa racconterà appunto che in casi estremi, ma lo dice il termine stesso, estremi, è successo che il vescovo si è trovato a dover prendere qua e di là qualche persona di fiducia, fidata certamente, cattolica, ortodossa, eccetera, eccetera, e dargli il sacramento del sacerdozio. Quello che poi è stato detto è un altro passaggio un po' gravetto, cioè il Papa ha citato la questione dei famosi tre munera. Il sacerdote, quando viene investito dell'ordine sacro, riceve dal vescovo il mandato ad esercitare tre munera, che sono quello di insegnare, quello di governare, quello di santificare. Quindi governare la parrocchia, insegnare, eccetera, e quello di santificare. Furbescamente, cosa ha detto Bergoglio sull'aereo? Che peccato che qui Riccardo Cascioli non lo riporta. Ha detto che così il vescovo può fare che dei tre munera ne dia uno solo al prete sposato, quello solo di santificare. Lo può fare? Sì, lo può fare. Il problema è la motivazione, che non regge la motivazione che ha dato Bergoglio, perché non è
così, cioè non è che tu, perché a Tombuctù c'è una comunità senza, tu rendi una normativa, una norma, una nuova norma per il prete sposato, anche se appunto il Papa la farebbe rimanere una cosa eccezionale, ma l'abbiamo visto con la comunione alla mano. Dall'indulto dove siamo passati? L'abbiamo visto con la Sacrosanctum Concilium, il famoso decreto, no? Del concilio sulla liturgia. Se noi l'andiamo a leggere, non c'è tutta la messa nuova fatta da Paolo VI, non c'è. Non c'è il ribaltamento degli altari, non c'è l'eliminazione delle balaustre, non c'è la comunione alla mano, non c'è niente. Non ci sono i balli e i canti, non c'è di trasformare le chiese in pizzerie, eppure l'hanno fatto. In nome di questo documento. Quindi i tre Müller, abbiamo visto oggi che sta succedendo anche con la questione della rinuncia di Benedetto XVI, questo dividere il Müller Petrino, il Papa orante e il Papa che governa. Allora comincia a esserci qualcosa che non va. E qui ci fermiamo, ritorniamo a Riccardo Cascioli. Dunque, in realtà, appunto, andando più a fondo della sua risposta, è chiaro che siamo sempre al metodo di iniziare processi. E chi è? Karl Rahner, che a Bergoglio però è tanto caro. Si comincia con le eccezioni, i posti lontani, preti che visitano le comunità una volta all'anno. Ma questo non è un problema nuovo, eppure non è mai stata presa in considerazione dai papi l'eventualità di preti sposati, tra l'altro dando loro un munera solo. Poi le eccezioni diventano rapidamente la regola, è quello che abbiamo spiegato prima. Del resto i vescovi tedeschi già si sono messi su questa strada e il tema dei viri probati terrà banco al prossimo sinodo dell'Amazzonia, che si svolgerà in ottobre a Roma. Cioè il Papa sta facendo in modo di avanzare con queste sue proposte, aprire processi e lanciare la palla ai vescovi. E qui veniamo a un altro piccolo giallo, tra virgolette. Il Papa ha buttato lì anche la tesi, le tesi di un certo padre Fritz Lobinger, riguardo a una forma di sacerdozio ridotto, appunto, uno dei tre Müller, per gli uomini sposati, dando l'impressione di un'idea così estemporanea, non pensata veramente. Tanto per dire che ci sono tante ipotesi da studiare. Bugia, dice Riccardo Cascioli, e bugia continuiamo a dirlo noi. È falso. Bergoglio sta mentendo sapendo di mentire. Ha mentito. Scusate, eh. E ve lo dimostriamo. In realtà è una strada che è già pensata da molto tempo. Infatti, il cardinale Marx, presidente dei vescovi tedeschi e uno dei più stretti collaboratori del Papa, ha detto lui nel novembre 2017, proprio riferendosi al tema dei preti sposati, che Papa Francesco nel 2015, in un incontro con i vescovi tedeschi, aveva dato loro il suggerimento di leggere questo libro per affrontare l'argomento. Vedete, quindi non è una cosa nuova. Bergoglio è lui a insinuare e infilare all'interno delle sue risposte affermazioni, fatti che spingano i vescovi a sostenerlo in ciò che vuole la sua Chiesa, la Chiesa come la vuole lui. Va bene, quindi appare chiaro dove si voglia andare a parare, dice giustamente Riccardo Cascioli. Scusate, poi chiude con la questione politica. Ora vi accenniamo, ma noi non vogliamo entrare in polemica o in politica, quindi vi preghiamo adesso di non bombardarci
con discorsi pro e contro Matteo Salvini. Calma, eh? Allora, altro esempio di questo modo ondivago di parlare è quello che riguarda i migranti. Il tema dell'accoglienza, dei confronti aperti, dell'accogliere tutti è un vero martellamento di questo pontificato, al punto che tra i fan più sfegatati di Papa Francesco si comincia a chiedere la scomunica anche solo per chi vuole porre un freno all'immigrazione irregolare. Ma ieri, ad onor del vero, e non è la prima volta, il Papa stesso ha fatto il discorso lì appunto sull'aereo, molto moderato e molto articolato. È arrivato a dare persino ragione, in un certo senso, a Matteo Salvini. Ma come fa lui? Da una parte gli dà ragione, dall'altra gli dà torto. Parole che sarebbero state però plausibili in bocca a un Matteo Salvini, appunto, quando è arrivato a dire persino che è necessario di aiutare questi immigrati a casa loro, che era quello poi che diceva Benedetto XVI. Quindi ancora una volta ognuno prende dai discorsi del Papa ciò che più l'accomoda. Mi veniva in mente, vi faccio un esempio, sotto Natale io parlavo con una signora anziana, molto anziana. A parte che è di una dolcezza sconfinata, ci frequentiamo di persona, che però è molto bergogliana, molto bergogliosa. Allora, a me fa piacere però parlare con lei, perché lei certe cose non le segue, non sta a fare tutti questi discorsi. La sua fede è genuina, per lei il Papa e finisce lì. E però su questa cosa degli immigrati, continuava di Papa Francesco, Papa Francesco. Alla fine non ce l'ho fatta più e gli ho detto: senti, ma tu a Natale quanti migranti ti sei portata a casa? Lei mi ha guardato. Ho detto: sai che è Bergoglio, il Papa dice di dare l'esempio, di dare la testimonianza, che la testimonianza è più importante delle parole. Dove sta questa accoglienza nelle case? Dove stanno i vescovi che portano i migranti dentro i loro arcivescovadi? Pagati di tasca loro però, eh? Lei è rimasta un po' così, non sapeva che dire. E le ho detto: a Natale, Bergoglio, quanti migranti si è portato a Casa Santa Marta, che è un residence? Ma li aiuta? Dove? Sotto il porticato del Bernini, che è diventato un pisciatoio, che sono dovuti intervenire le forze dell'ordine a portare fuori. Cioè, ci sono i bagni e non si capisce perché la devono fare fuori. Ma al di là di quello, lì poi alla fine sono rimasti, o nei dintorni, o sotto la stazione San Pietro e la galleria. Ma dico, cari vescovi, portateveli nelle vostre arcivescovadi. Io non posso. Non guardate qua perché questa non è casa mia, eh? Anzi, siccome qualcuno citava il pianoforte, sì, quello, ma casa non è mia, dobbiamo andare via da qui. Quindi casa mia è 40 metri quadri, dove me li metto gli immigranti? Ah sì, dove stanno due, tre, quattro? No, non funziona così. Diventa buonismo, diventa populismo. Ecco, insomma, questa signora ci è rimasta un po' male, effettivamente. Non sapeva poi che cosa rispondere. Comunque questo è il problema, capite? Quindi il Papa sull'aereo ha detto in sostanza che Matteo Salvini aveva ragione. Ma noi vi diciamo una cosa molto strana, che forse molti non ricordano. Rinfreschiamo un attimo la memoria. Questo lo riporto proprio dal giornale, dalle raccolte delle date. Allora, a chi dimentica o fa finta di dimenticare la storia? 1997, respingimento, questa era la notizia, degli albanesi dell'allora ministro degli interni Giorgio Napolitano, con relativo speronamento dell'imbarcazione albanese, oltre 100 le vittime.
tra cadaveri poi recuperati e dispersi. L'allora presidente del Consiglio, Romano Prodi, dichiarava: "La sorveglianza dell'immigrazione clandestina, attuata anche in mare, rientra nella doverosa tutela della nostra sicurezza e nel rispetto della legalità che il governo ha il dovere di perseguire." 1997. All'epoca ministro degli interni era un certo Giorgio Napolitano. Quella nave non entrò. Allora, se vogliamo fare populismo, se vogliamo fare buonismo, se vogliamo. Non funziona così, non andremo avanti da nessuna parte e noi non vogliamo fare politica. Fermatevi qui, fermatevi all'esempio. 1997, ministro degli interni era Giorgio Napolitano e capo del governo era Prodi. Non fecero entrare quella nave e non solo. Prodi afferma quello che sta dicendo oggi Salvini. La sorveglianza dell'immigrazione clandestina, attuata anche in mare, rientra nella doverosa tutela della nostra sicurezza e nel rispetto della legalità che il governo ha il dovere di perseguire. Che cosa è cambiato oggi per cui adesso dei giudici denunciano Salvini e addirittura i vescovi? A me non mi interessa quello che stanno facendo i giudici, se la vedranno lì loro, ma i vescovi, là c'è! Ma dico, ma ci svegliamo? I vescovi non possono fare questo. E gettare il popolo all'anarchia o addirittura contro il governo. Quindi il Papa sull'aereo da Panama ha dato anche ragione a Salvini, salvo poi smentirsi subito dopo con altre affermazioni. Allora, anche in questo caso però il reale processo che il Papa ha iniziato lo si deve comprendere dall'insieme degli interventi e tutti i meccanismi che lui mette in moto, a fronte di qualche regola che ogni tanto mette al principio dell'accoglienza. Per esempio, lui ha detto sempre in questa intervista che lui non ragiona e che non concepisce. Ecco, dice, ma io sono fatto così, ma io non concepisco chi ragiona solo con la testa, con la dottrina, perché stava parlando di questo. Io, ma sono fatto io così, però non concepisco chi ragiona solo con la dottrina. Io ragiono con il cuore, che va su ed elabora la dottrina. Eccolo poi il cambiamento. Gesù, quando parla dello scandalo, che dice non è quello che è esterno a cambiare, a scandalizzare o a, come si dice, a contaminarci, ma è quello che esce dalla testa e dal cuore insieme. Se si separa l'uno e l'altro, se si separa il cuore diventa populismo, buonismo. Se si usa soltanto la testa, certamente, effettivamente si scade, potrebbe essere il giansenismo, il fideismo, si può scadere in tante altre piccole eresie, più o meno grandi. Ecco, si diventa fondamentalisti. Bisogna far andare insieme le due cose, perché la dottrina sociale della Chiesa non contraddice un cuore veramente cattolico. Quindi questo suo mettere in moto dei giochi, dei meccanismi, è tipico proprio lui, no? E ci sono quindi persino vescovi che sono diventati dei veri e propri ultras, e questo è inaccettabile. In ogni caso, questo modo di proporre così il suo pensiero inevitabilmente crea la confusione, l'ambiguità, il poter dire io la penso così, tu la pensi così, va bene, andiamo bene d'accordo tutti quanti. No, perché ci sono su alcune questioni che ci sono già dei no della Chiesa, che però Bergoglio con questo modo di ragionare fa diventare dei né.
e poi dei sì. Gesù l'aveva detto, il vostro parlare sia sì, no, no, perché il di più non viene da lui. Quindi crea frustrazione anche, crea divisione. E lo si vede dal modo in cui gli osservatori stessi, no, e tanti fedeli si combattono poi a colpi di citazioni del Papa che si contraddicono l'uno con l'altro. Il Papa ha detto così, sì, però poi ha detto cosa? Ma questo gioco a Bergoglio piace, scusateci, questo gioco a Bergoglio piace, ve lo dobbiamo dire con tutta sincerità. Andatevi a leggere quindi anche sulla questione del celibato, che non è neppure una cosa nuova. Padre Cornelio Fabbro ne aveva parlato. Abbiamo fatto altri video che comunque metteremo tutti sotto, va bene? Andateveli a vedere però, noi le note ve le mettiamo. Ecco, ringraziamo effettivamente a Riccardo Cascioli perché ha ricapitolato un po' quello che noi andiamo dicendo da tanto tempo. Che vedete è un comune sentire che sta crescendo sempre di più. E preghiamo certo per il Papa. Però pregare per il Papa non significa tacere quello che sta succedendo o non dire che le sue affermazioni sono ambigue. Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria.